Bracconaggio in aree protette. 16 perquisizioni da parte dei carabinieri forestali, che in 50 di Ancona, Macerata, Pesaro e dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini stanno eseguendo 16 perquisizioni delegate dalla Procura di Ancona. Gli indagati, tutti i residenti in provincia, nei comuni di Senigalli, Arcebia, Ostravetere, Barbara, Castelleone di Suasa, Trecastelli, avrebbero eseguito battute di caccia all'interno del Parco della Gola, della Rossa e di Frasassi. per sette a seguito dell'attività di. Perquisizione sono stati anche contestati reati di detenzione di armi e munizioni non denunciate. Un cacciatore è stato anche deferito all'autorità giudiziaria per detenzione illegale di specie protette appartenenti alla fauna selvatica autoctona. Sequestrate complessivamente 518 munizioni a palla, 2.620 quelle spezzate, 12 uccelli impagliati, diverse armi e collari GPS per i cani. Tutti gli indagati rischiano le pene per il reato di bracconaggio che prevede un arresto fino a 6 mesi. Mentre i sette indagati per i reati relativi alle armi e alle munizioni rischiano pene ben più severe, che prevedono fino a cinque anni di reclusione.